Gesù Cristo. Devo ricordare il coro. Il coro. Allora, noi giorno 22 abbiamo una manifestazione a Condofuri. Quarto anno, quinto anno. Per il quinto anno l'IPF, la nostra associazione, la nostra sezione, organizza a Condofuri una notte bianca. E quindi quella sera ci sarà il coro, ci sarà una serie di manifestazioni, quella sera ci sarà comunque il coro. E quindi il coro fra un mese circa avrà questo impegno, quindi c'è bisogno di prove. Io capisco che è estate, che abbiamo tanti impegni, però dobbiamo provare. Pure Maradona si allenava. Maradona non sopportava l'allenamento, però si allenava. Quindi, dico, anche i migliori si allenano. Anche il coro deve fare le prove, quindi vedete quando volete fare le prove, o il sabato pomeriggio, ore 17:30, oppure vi fermate dopo il culto e provate dopo il culto. Quale preferite? Io vi faccio scegliere a voi. Fate una votazione, scegliete voi, però l'importante è provare. Lode Gesù Cristo. Devo dire altro col coro? Tutto, ho detto tutto? Va bene, gloria a Gesù Cristo. Il coro è uno strumento, è uno strumento di servizio. È uno strumento di servizio della Chiesa. Nella manifestazione è una parte centrale, dove ci saranno dei canti, avete organizzato i canti, eccetera. Ci manifestiamo fuori, quindi ci saranno dei canti adeguati a quella che è la manifestazione, dove siamo chiamati. Va bene. Gloria a Gesù Cristo. Siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Noi crediamo. Per come è scritto nella Bibbia, tu credi in quello che è scritto, credi che è verità. E sai che dice la scrittura? Che dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Non è un pensiero. Non è che lo penso io, lo dico io. Io lo dico perché così è scritto. Quindi se Egli è presente, dobbiamo prepararci per dare il nostro culto, il meglio di noi stessi. Che dite voi? Non dobbiamo noi dare il meglio? E se tu ti devi incontrare col Signore, con la persona più grande in autorità, dico, se dovresti incontrare il Presidente della Repubblica, che faresti? Ti prepareresti, uno si sistema, si prepara, giusto? Se vai nei suoi uffici non ti fanno entrare se non c'è la cravatta. Pure se vai al casinò, pure se vai a giocare al casinò, senza cravatta niente. Aspettate fuori. Quindi nel rapporto con Dio
se con gli uomini è un rapporto, come dire, che dobbiamo tenere conto di certe cose, con Dio non è ancora di più. Chiudete i cellulari, chiudete tutti i cellulari. Smartphone, tutto chiuso. È un'adorazione al Signore questa. O adoriamo il Signore, o adoriamo qualcos'altro. Questo è un luogo e un tempo dedicato a Gesù Cristo. Non vogliamo dividere il nostro tempo, il tempo che appartiene a Dio è santo, giusto? Devo insegnare la via di Dio, vi insegno anche ad adorare il Signore. Disse Mosè quando al popolo, e glielo disse il Signore, non li fare avvicinare, questo è un luogo santo, vi ricordate? È un luogo santo. Dice, chiunque si avvicina e tocca questo luogo santo, cioè lo contamina, sia lapidato. Pensa tu, nel vecchio patto le cose sante erano così sante che non potevano essere contaminate. Per la legge, quando uno contaminava qualcosa di santo, o infrangeva, c'era la lapidazione, una cosa incredibile. Questo per farci capire il rapporto con Dio quanto deve essere preciso. Vedi, io che sono chiamato a fare il culto, ti devo insegnare la via, perché se no il tuo sangue ricade su di me e la tua colpa ricade su di me. Non posso permettere l'adorazione a un altro Dio. Lo posso permettere a nessuno. Lode Gesù Cristo. Questa sera amiamo il Signore, adoriamo il Signore. Amiamolo con tutto il nostro cuore. Diamo il nostro cuore, la nostra vita, la nostra mente. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Il Signore è qua. Cercalo. Cerca, incontralo nello Spirito. Digli, Signore, ti voglio incontrare, voglio avere un rapporto con te, voglio ascoltare la tua parola, voglio ricevere il tuo consiglio. Chiede e ti sarà dato. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Amalo e adoralo. Dice il Signore, dice, metterò dentro di voi un cuore nuovo e uno spirito nuovo
Toglierò il vostro cuore duro, ostinato, di pietra. E metterò un cuore nuovo. Sai come è scritto? Ubbidiente. Lode Gesù Cristo. Se tu lo fai operare, egli farà questa operazione nella tua vita. È lui che lo fa. Io dico: Signore, opera tu, io ti do la mia vita, fai tu questa operazione, io mi affido a te. Dammi un cuore nuovo che sa ubbidire. Togli questo cuore di pietra, un cuore ostinato. Digli: Signore, questo cuore ostinato, duro, duro come la pietra. Digli, digli, no? Non ridere. Digli: Signore, togli. Fa un'operazione, il Signore. Gloria a Gesù. Egli sostituisce il tuo cuore e metterà un cuore nuovo. Un cuore che sa ubbidire. E dice che Davide aveva un cuore secondo Dio. Accomodati. Dice che Davide aveva un cuore secondo Dio. Questo cuore secondo Dio, com'era questo cuore? Com'era Davide? Come voi che leggete le scritture dovreste saperlo. Chi ha letto su Davide qualcosa? Grazie a te. Dice: Davide chi era? Un amico. Era un uomo, un giovane che Dio si è scelto come re al posto di Saul, perché aveva un cuore secondo Dio. E dice: ma qual era sta caratteristica? Perché pure io, pastore, pure io come Davide, no? Perché ogni volta io c'ho tutti che vogliono essere, però poi i fatti poi ti spiego come era il cuore di Davide. Era un cuore umile e mansueto. Non era ostinato come quello di Saul. Saul era uno che contendeva, uno che non, Samuele parlava e Saul ribatteva. Samuele gli diceva qual era la volontà di Dio e lui ne sapeva una più di Samuele. Diventato Saul. Saul, come sei diventato? Pure Saul aveva un cuore secondo Dio. Ma poi entrò nella disubbidienza. Ma non solo in una disubbidienza momentanea, dice, ma entrò in una ostinatezza, cioè era diventato ostinato, cioè ostinato duro. Quando uno è ostinato, duro, dice duro di coccio, duro, ostinato. E Samuele gli diceva, perché il re era sottoposto a Dio, quindi al profeta. La sottomissione a Dio, sai qual era il segno della sottomissione a Dio? Che doveva obbedire alla voce del profeta che pronunziava la parola di Dio, quindi lui doveva obbedire a quella parola. Questo era il segno dell'ubbidienza. E all'inizio era tutto quello che Samuele diceva, era legge, era Vangelo, era Bibbia, come diciamo, giusto? Modo di dire.
poi Saul diventa, inizia a disubbidire, inizia a fare di testa sua. Qual era questa ostinatezza? Che seguiva non più l'indirizzo di Samuele, ma l'indirizzo suo. Saul non seguiva più la voce di Dio, ma seguiva la voce che sentiva dentro. Aveva cambiato la voce che dovevo ascoltare. Ora, vogliamo verificare nella nostra vita se stiamo ascoltando la nostra voce o la voce di Dio. Quale voce stai ascoltando? Hai un cuore secondo Dio o un cuore ostinato, di pietra, duro, disobbediente, che fa, che dice e segui il proprio indirizzo perché ne sa più di tutti? Quale voce ascolti? Quale voce stiamo ascoltando? Egli viene e cambia il cuore. Egli cambia il nostro cuore se noi siamo umili e mansueti. Cioè, se tu lo riconosci, questa sera tu lo riconosci. Egli è il tuo Dio, io il mio Dio, il mio Re, Signore dei Signori, proprio orgoglio, Signore, purificami dall'orgoglio, dall'ostinatezza, no, Signore. Non voglio seguire il cuore di pietra, il cuore della natura dell'uomo, no? Dice in Geremia, dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Perché il cuore dell'uomo è insanabilmente. No, il mio pastore, come ti permette, a mia. Ha un cuore da Dio. Se noi dobbiamo, non ci dobbiamo fidare, questo ci dice la scrittura, non dobbiamo fidarci dal nostro cuore, della voce che nasce dal nostro cuore, che segue gli stimoli dei desideri. Ui, guarda, quello è buono, quello è buono. Non ascoltare, questo ci dice la scrittura, che dobbiamo imparare ad ascoltare la voce che viene dal cielo, da Dio. Quella è perfetta, quella è buona per noi. Tu vuoi ascoltare qualcosa di buono per te? Non seguire il tuo cuore. Sono in antitesi a certi programmi televisivi, perché ci sono poi programmi, segui il tuo cuore, vai dove ti porta. Ogni tanto poi senti, vedi qualche cosa in televisione e tu dici, senti questo messaggio: vai figlio, bravo, segui il tuo cuore. Io dico, non ascoltate questi messaggi che non sono, sono in antitesi, cioè contro proprio il pensiero di Dio. Altro che il tuo cuore, devi seguire la voce del Signore, che quella è la perfetta volontà per ognuno di noi, per me. Io dico, è la perfetta volontà per me, Signore, la tua volontà, la tua voce, il tuo indirizzo. Io credo nella predicazione. Dice, ma credi
Non credo in me stesso, credo nella parola mandata da Dio. È la pura. È quella che ci salva, fratelli. Non ci salva quello che noi pensiamo, non ci salva. Nelle cose dello Spirito noi veniamo salvati e liberati dal Signore. Non veniamo salvati dal nostro pensiero, dal modo di fare, o dal consiglio degli antichi, dei vecchi. Non è così. A noi ci salva la sua parola. E la sua parola è verità. Lode Gesù Cristo. E quindi il Signore ci sta chiamando questa sera a sintonizzare il nostro cuore alla voce di Dio, al consiglio di Dio. Dice, ma nelle cose che devo fare, pastore? Segui l'indirizzo di Dio. Egli ti condurrà in pascoli erbosi. Ti porterà nei luoghi migliori. Se la sua parola è attaccata al tuo cuore, tu non inciamperai mai. Se è attaccata al tuo cuore, è come una lampada che ti illumina il sentiero, nelle tenebre. Sei attorniato dalle tenebre, hai bisogno di una lampada, hai bisogno di capire qual è quello che devi fare. Sua parola, cercala, chiedila, adorala, ritienila nel tuo cuore, riconoscila. Gloria a Gesù Cristo. Metterò dentro di voi un cuore nuovo. È uno spirito nuovo. È un'operazione che la fa il Signore. La può fare dove c'è fiducia in Lui. Quindi quando uno deve essere operato all'ospedale, tu prima di entrare per qualsiasi operazione devi firmare, devi dare il tuo consenso. Lo sapevi questo? E lì dice, firmi una liberatoria, che hai piena fiducia, che ti fidi ciecamente, che il medico che ti opera, lui è come se fosse Dio per te, sei nelle sue mani. Lo sapevi questo? Lo sapevate questo? È un'informativa che vi do. Come ti fidi dell'uomo? Vai all'ospedale, vai dal dentista, vai dal medico, apri il tuo cuore, la tua vita. Dottore, aiuto. Vero? Dottore, no, ma il dottore è dottore. Ed è un uomo. Non ti fidi di Dio. Che è al di sopra di ogni uomo. Al di sopra di ogni re, di ogni il Signore dei Signori. Non ti fidi di Dio. L'avvocato. Va bene, l'avvocato è uno che conosce e ti può aiutare. Gloria a Gesù Cristo. Ma il Signore è il Signore. È Lui che ti ama più di ogni altra cosa. Sai chi ci ama più anche di te stesso? Dice, come mi amo io? Non mi ama nessuno. Dai, chi l'ha mai pensato? Io l'ho pensato, vi dico la verità. Inizio solo io. Quindi voi niente, non vi amate. Niente,
Dice, no, mi ama il fidanzato, più di me. Ti ama la fidanzata più di te. Ma io vi confesso, l'ho pensato. Non lo penso più. Io prima confidavo nell'uomo. Pensavo che tutto era qua, nel visibile, e quando qualcuno mi parlava dell'invisibile, io gli dicevo, basta, finisci. Non raccontare storie. Qua, tutto si consuma qua, pensavo io. Ma pensavo male. Mi confesso, pensavo male. Io mi sono pentito, mi sono convertito. Tutto dipende da Dio. Perché noi non abbiamo nessun potere. Tu puoi confidare in te stesso o in un altro uomo, ma l'uomo non ha potere in se stesso di fare nulla. Confida in chi vuoi come uomo, però sappi che l'uomo è uomo. Dura, dice, come un soffio. Oggi c'è, domani. Invece Dio è per l'eternità. O no? Dice, no, ma l'amico mio, quello là a Roma, quello potente, mi ha aiutato. Tutti questi magistrati, grazie a Dio, non so quanto durano. Grazie a Dio. Loda Gesù Cristo. Confidiamo nel Signore. Egli ci ama. Toglierò il vostro cuore di pietra, ostinato, duro. Non solo lo chiama di pietra, ma è duro, proprio ostinato. Avete mai parlato a qualcuno del Signore ed è più duro della pietra? Avete mai visto più duro della pietra? Eh? E io ne ho visti. Vedi, se quell'uomo o quella donna aprono il loro cuore al Signore, Dio gli cambia il cuore. Come ha cambiato il mio? Io vi confesso, ho subito un'operazione. Mi è stato cambiato il cuore, anche lo spirito. Non potevo essere qua se no. Per il vecchio spirito, assolutamente. Solo se il Signore cambia il tuo cuore, il tuo spirito, puoi comprendere certe cose. E poi anche pronunziare, perché è una cosa che l'uomo non può pronunziare. In se stesso non le può pronunziare. Non gli è dato. Solo i figli di Dio, coloro che credono e sono autorizzati dal Padre perché hanno la fede. Gloria a Gesù Cristo. Dice, lo sostituirò con un cuore vero, ubbidiente. Un cuore, viene sostituito il cuore duro di Pietro con un cuore ubbidiente. Che sa ubbidire. Tu vuoi capire se il tuo cuore, no, se è stato sostituito o c'è ancora quel cuore di prima? Vedi se riesci ad ubbidire. Vedi se riesci ad ubbidire. Quando ascolti la parola di Dio, ti viene facile ubbidire o ti viene difficile? Dipende dal cuore, l'obbedienza dipende dal cuore. Se c'è una reazione continua, allora c'è il vecchio cuore. Qualcuno è arrivato e ti ha rimesso il vecchio cuore.
perché il cuore nuovo è ubbidiente. E quando ascolta la parola di Dio è vita, dice, che meraviglia, dice, una parola perfetta, unta, vita. Signore, dammi una parola. Io mi ricordo quando dovevo andare al culto, non vedevo l'ora perché avevo bisogno di ascoltare, di ricevere almeno una parola, Signore, una parola per me, affinché io mi possa aggrappare, ubbidire e ricevere da te. Lode Gesù Cristo. Perché la parola di Dio ti porta nelle promesse sovrannaturali, sopra il naturale, quelle promesse ineffabili che nessun uomo può compiere e che è impossibile che si compiano sulla terra se non attraverso la fede nella persona di Gesù Cristo. Qualcosa di meraviglioso. Tu non hai bisogno di una parola che viene dal cielo. Non hai bisogno una parola di speranza, di vita, non ne hai bisogno, c'hai tutto, sei tutto tu, sei Dio in questa terra. Dice, io devo chiedere a Dio. Gloria a Gesù Cristo. E allora, se tu vieni con questa aspettativa, se tu chiedi a Dio, Dio ti darà. Dio ti darà. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Romani capitolo 5. Dice, perciò siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte. Allora, vi ricordate? Adamo era nel giardino dell'Eden. Vi ricordate Adamo? Il giardino dell'Eden. Non si parlava né di età né di tempo. Era eterno. Anche lui, vero? Leggete, ogni tanto leggete. E quando entrò il peccato, quando entrò il peccato, entrò la morte. Quando entrò il peccato, entrò la morte. Cioè, ci fu il limite alla vita. La vita ebbe un limite. E il peccato produce la morte. Quindi, capite perché è scritto così? La morte non è stata voluta da Dio.
Egli è venuto per portare la vita eterna. Alleluia. E in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, tutti. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti. Sta dicendo che la grazia è molto di più della morte. Vedete, la Chiesa, noi che cosa portiamo al mondo? La grazia. Noi portiamo la grazia, fratelli. Siamo distributori della grazia. Però questa grazia, per darla agli altri, ci dobbiamo credere. E verrà il nemico dell'anima tua che non ti vuole fare credere nella grazia. Ti vuole sempre riportare nella tribolazione, nell'ansia, nella depressione. Come prima, quando non credevi. Lode Gesù Cristo. La grazia è più forte della morte. Lo dice la Scrittura. È più forte. Cioè, se tu predichi l'Evangelo, produci vita, sei un produttore di vita. A parte la produzione che devi fare nel lavoro, ma essere un produttore di vita è una cosa meravigliosa. Dico, io ho fatto tanta produzione di tante cose, inizio, produttore di vita, una cosa, secondo me è la cosa più grande. O no? Tu puoi dare vita, cioè diventi un collaboratore di Dio. Non ti piace questo collaboratore di Dio? Dice inizio che ho fatto il collaboratore di tante cose, collaboratore di Dio, amico di Dio. Sembra che dico cose, sono cose vere, fratelli, sono cose vere, attuabili, praticabili, non è un'utopia. Chi pensa che è un'utopia? Cioè che è impossibile. Lode Gesù Cristo. Come dunque, versetto 18, per un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia. Ci sta spiegando in questo capitolo l'opera della croce. Un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà vita, si è estesa a tutti gli uomini. Attraverso un atto di giustizia si è estesa la giustificazione a tutti gli uomini, cioè è per tutti. Come il peccato ha toccato tutti gli uomini, ancora di più la grazia. Cioè, è come dire che l'uomo è pronto al peccato, alla grazia, dice, no, aspetta. È pronto a cadere sotto il potere del peccato, ma la grazia, diciamo, ma pare strano.
Vedi com'è il cuore dell'uomo? Cioè, è incredibile. Come l'uomo che non accetta la grazia. Da cristiano tu, io dico, ma è impossibile, cioè gli uomini non credono nella grazia. Com'è la realtà? Quando tu gli parli della grazia, ti guardano, sembri un UFO. Sembri un... ti guardano e dici, ma che hai bevuto, hai... che avete fatto, che fate là in comunità? La grazia di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Poiché siccome la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati costituiti peccatori. Per un solo siamo diventati tutti peccatori. Mi ricordo c'era Adele che ce l'aveva con Adamo. Dice, io sono così per colpa di Adamo. Non potevo predicare su Adamo. Disse, colpa di Adamo. E credi in Gesù Cristo. Accetta Gesù Cristo e vedi che la colpa di Adamo se ne va. Giusto? Io ho capito questo. Speriamo che pure lui l'ha capito. Per lui, per me. Dico, perché quando uno riceve la grazia, si vede, sta bene, è nella pace, è nella gioia, vive la giustizia di Dio. Lo vedi che è pieno di speranza, è pieno di vita. Gli è passato il broncio, no? La fungia, come si chiama? Uno che è pieno di speranza, tu vedi, vive nella grazia. Vedi che è una cosa bella vivere nella grazia. Una cosa meravigliosa vivere nella grazia. Non è un'offesa, non è... è una cosa... che tocca a coloro che credono. Cioè, credi, credi. Prego contro l'incredulità, contro tutto che ti vuole vedere la grazia. Difende. Caccia il nemico, caccia cattive parole, cattivi pensieri, via, via. Io dice, non li accetto questi pensieri. Ma questo devi pregare, devi cacciare dalla tua vita. Io accetto quella parola che produce speranza. Io, dice, io voglio credere solo, dice, nel mio cuore io credo nella parola di Dio, non voglio credere nelle parole negative che poi ti buttano nella depressione, ti buttano nella depressione. Ti è mai capitato una parola che ti ha depresso? Guarda tu il potere che c'è in una parola. C'è lo spirito della vita. Lode Gesù Cristo. E il Signore dice, basta una parola. Se tu credi, basta a una parola sua, e tu avrai vita dentro di te. Vita. Vita, forza, potenza, potere di vita. E puoi dare vita agli altri. Puoi diffondere la vita. Vai, sii un produttore di vita, sii un collaboratore di Dio. Stasera, ecco, facciamo un colloquio. Stasera c'è, sai quando si fanno, come si chiamano? Maurizio, quando uno, i provini, i colloqui, come? Ecco, stasera, se volete, se tu vuoi, perché devi presentare la domanda al Signore. Dici, Signore, voglio essere un tuo collaboratore. Io, Signore, rinnovo la mia richiesta. Io ho fatto una richiesta molti anni fa, questa sera la rinnovo. Signore, voglio essere un tuo collaboratore. Voglio collaborare con te.
che glielo devi chiedere, no? E poi dice: questo è il mio curriculum, peccatore salvato per grazia. Riconosco la grazia di Dio, sono un peccatore, fratelli, e lo so. Pure tu? Ah, non sono solo, dice Nizzeo, pastore, il peccatore ha confessato i suoi peccati, perché tu no? Chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Vai, voglio vedere chi è. Prendi quella pietra grande che c'è fuori. Chi è senza peccato la scaglia. Meno male, io dico che siamo in un ambiente di fede. Meno male che Gesù, quel giorno, c'erano persone che avevano timore di Dio. Dove non c'è il timore di Dio, te lapidano. Ti lapidano. Questa sera abbiamo presentato la nostra domanda, collaboratore di Dio. Non ti dimenticare. Giorno, che giorno abbiamo oggi? 21. Ora ci saranno le selezioni. Ci sarà questo concorso a collaboratore di Dio. Se tu l'hai presentata con un cuore, come dire, in verità, ti posso dire una cosa. Io conosco, per quello che conosco di Dio, la tua domanda è accettata. Io di comune ti faccio, come dire, una confidenza. Il Signore l'accetta. Se tu hai fatto questa domanda di vero cuore, la domanda è accettata. Ti spaventa? Collaboratore di Dio. Dove sono i giovani? Giovani, dove sono i giovani? Ci sono giovani? Spariti i giovani. Ecco, 2, 3. Ah, stasera sono impegnati. Fortunato, che mi è piaciuto. Fortunato ha alzato la mano. Io sono un giovane. Amen. Sono d'accordo con te, perché Dio ti ringiovanisce e tu ci credi. Tu sei uno che ci crede, pure io ci credo. Oggi eravamo con delle persone, c'è uno che diceva: qua l'amico, il pastore, sembra giovane. Vuole... Lode Gesù Cristo. È il Signore che, se tu ci credi, ti ringiovanisce. Ti rende giovane dentro. Giovane con i capelli bianchi. Per noi, no? Per voi, quelli... È vero, sorella? Quindi questa sera, se abbiamo presentato la domanda, io una confidenza: è stata accettata. Preparati ad essere un collaboratore di Dio, ad essere una collaboratrice di Dio, collaboratore di Dio. Dice: e io sono un collaboratore di Dio, un amico di Dio. Eh? Che meraviglia. È un collaboratore di Dio che fa? Cerca le cose di Dio, parla delle cose di Dio, cerca alle persone, giusto? Di spiegare che nel rapporto con Dio c'è vita, c'è guarigione, c'è salute, c'è una soluzione a tutti i problemi, e non è un'utopia, è una verità, perché se no diremmo menzogne. Dico, noi non predichiamo menzogne, predichiamo verità. È vero? Verità. Vi posso assicurare che è verità. Tu produci vita, anche se non lo sai. Parlando del Signore, pure se non lo sai, produci vita. Vita in te, che lo pronunzi, che ubbidisci, e vita negli altri.
Tu hai bisogno di vita, hai bisogno di essere liberata, hai bisogno di benedizione, hai bisogno di uscire fuori dal tunnel. Hai bisogno di uscire fuori dal tunnel. Dice, c'è un tunnel nero davanti a me. Ubbidisci al Signore. Vuoi vedere che esci fuori dal tunnel? Tunnel della depressione. Vedo nero. Vedo buio. Non vedo speranza. Tutto nero, tutto negativo. E allora inizia ad ubbidire al Signore. Vuoi vedere che uscirai fuori? Però quando esci fuori lo devi testimoniare, lo devi dire. No, che dici sì e poi ti vergogni. Devi dire, Signore, mi ha liberato dal tunnel, dalla depressione, da questo, da quell'altro. Ce la farai? Ce la faremo? Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Francesco. Gloria a Gesù Cristo.